Ecco, professore, siamo in via Genova. Siamo in via Genova, ci siamo avvicinati, il tratto di strada è chiuso anche perché... Prendete il tricolore là, che si veda bene. Il tricolore. Anche perché questa è la situazione più, la zona più colpita. Guardate questo... È storica questa casa, questo. È censita dalla regione, sono le Trunere. Ah, le famose Trunere, sì. Quella ristrutturata, questa ancora così, però vi serve. Guardate a che livello, perché i tombini non ricevevano e hanno buttato l'acqua dentro al cortile. Un disastro, un vero e proprio disastro, una mini alluvione. E anche in casa, quindi anche danni notevoli all'arredo e alla casa stessa. Incredibile. Una mini alluvione dove ormai una piccola quantità d'acqua, piccola o comunque per qualche ora di precipitazione, la situazione proprio va in tilt. Siamo veramente ridotti male. Se non riusciamo. Che una vecchia Trunera censita dalla regione e quindi va tutelata, non posso batterla, devo ristrutturarla e pensi a ristrutturare le Trunere, costa il doppio che fare una casa nuova. Avete sentito? È una casa censita, è una Trunera, quindi viene anche protetta e anche gli interventi devono essere fatti secondo un certo protocollo. Costano ancora di più che una casa normale e dunque anche in questa situazione, con questi danni, i signori proprietari hanno avuto un aggravio di spese notevolissime. Ed è anche a rischio di crollo perché è di terra. Certo. Terra pisé. Ecco, a questo non punto, è mattone, è a questo punto, se avete sentito, il fango, la terra che costituiva questa casa può essere così friabile e a rischio l'acqua può anche creare dei danni ulteriori e ancora più gravi. Va bene. A questo punto noi... C'è da dire anche un'altra cosa, che qui passando il Rio Lovassina, quando è piena e spinge, passa, non è intubata, è solo protetta dal terriccio. Ma è tombato. Non è tombato, ci sono solo i mattoni contro, con della terra, pensi quanto possono proteggere i mattoni della terra e fare fenditure sotto. Certo, quindi è anche, capillarmente e anche, fa anche delle fenditure capillarmente. Il problema era stato visto già da un geologo in precedenti alluvioni, un geologo da Genova che aveva verificato le fenditure con le macchinette, eccetera. Però provvedimenti non ne sono stati, dove avrebbe dovuto esserci una deviazione di questo rio. Cioè, ma ne hai? Ne ho 20 centimetri in casa. Sono pochi. La pompa 20 centimetri? Io delle pompe a dimensione, ma vedi che lì non ho più corrente, ho bisogno di tubi, di collegamenti, perché... Proseguiamo, lasciamoli lavorare, sì. Purtroppo però quando è bassa, va bene. Lo so, purtroppo la situazione è grave. Noi adesso andiamo ancora un po' più avanti, professore. Abbiamo notato comunque anche di là lo spirito di rivalsa e anche di ripresa della gente. La gente non si è piegata all'evento e non si è rassegnata, certamente molta amarezza nelle parole di queste persone che si trovano la casa inondata. Guardiamo quel signore di lì, l'abitante. Anche qui abbiamo dei negozianti che sia qua che là. Incredibile. Dei negozianti incredibile. Che stanno cercando con l'aiuto della Protezione Civile di pulire i marciapiedi, i loro negozi. Quindi la situazione è veramente veramente tragica e meno male che c'è stata questa, come dire, questa tregua, perché sennò chissà i danni che si sarebbero accumulati. Assolutamente. Ecco, vedete, non riceve più. Questi sono della Protezione Civile, che ringraziamo. Sempre a posteriori, sì. Però.
grazie per il lavoro che fate. Grazie. Siamo stipendiati, è quello perché lo facciamo. Ma non credo. Ma penso che siamo gratis se non lo facciamo. Va bene. Sì, sì. Vabbè. Sì, sì. Cerchiamo di fare tutto il possibile. Grazie da prima. Professore, più avanti stiamo andando e guardate qua l'acqua che sta arrivando. Più avanti andiamo e più vediamo i segni. È saltato il tombino, anche fisicamente è stato, guarda là. Sono immagini che si commentano da sole. Qui ci sono dei negozi, professore. Avete avuto l'acqua? Ah, fino a qua. Siete stati fortunati. Ma però deve ancora arrivare. Dice che beh, adesso spero che oggi pomeriggio, speriamo di no, per noi tutti, per voi in particolare. Arrivederci. Andiamo ancora avanti, professore. Ecco un altro tombino che è stato scoperchiato, però vedo che non riceve più, l'acqua scorre, non riceve, è pieno. Certamente questi lavori che devono precedere la stagione delle piogge spesso non vengono fatti, successivamente quando è inutile farli, perché ormai il disastro è stato combinato. Comunque mettiamo in evidenza che questi eventi, queste bombe d'acqua che sempre più, guardate qua. Sì, è la banca. Ah, è ecco. La banca. Incredibile. Stanno svuotando. Dicevo, questi fenomeni che si abbattono sempre più sovente nel nostro territorio. Ci sarà qualche pompa che spinge, ecco. E creano tutti questi. Ah, vuol dire semplicemente che il territorio è stato trascurato, ma in questo caso i cassoni qua dell'immondizia. In questo caso non è un territorio, questo è un territorio urbano, questa è una città, e dunque quello che deve essere tenuto in considerazione sono gli scarichi fognari, i tombini, aumentare, potenziare, rifare le vie di ricevimento dell'acqua piovana, perché ormai siamo in un contesto climatico dove queste cose, le bombe d'acqua, gli scrosci improvvisi molto violenti e molto copiosi, ormai sono all'ordine del giorno, non sono più un evento straordinario. Ormai avvengono, basta, regolarmente. Abbiamo decisamente avuto una svolta nel clima. Io ho paura, ho l'impressione, professione, che ci troviamo di fronte al punto più critico. Ecco, sì. Mamma mia, questa è una scuola? Sì, è la scuola media. La qui scuola non si passa. Secondaria di primo grado, che si diceva prima è stata chiusa. Ecco, incredibile. Più in là c'è la stazione. Ecco, vedete qua a questo punto i mezzi della protezione civile sono al lavoro, lì c'è il passaggio a livello, siamo in via Genova. Incredibile. E qua siamo di fronte a un disastro che non ci voleva, che ha messo in ginocchio. Guardate l'acqua come scorre, incredibile. Sì, scorre e speriamo che defluisca in tempo prima del pomeriggio, che si preannuncia già carico di
precipitazioni. Speriamo bene, va. Speriamo Pineta davvero bene. E la nostra città sono già stati massacrati dall'acqua, soprattutto Alessandria, e questi eventi ci richiamano sempre alla memoria eventi tragici. Il 6 novembre del 94. Esatto. Qui siamo lontano dai fiumi e questo ha salvato la situazione. È solo precipitazioni all'interno appunto della zona, che però vedete in che modo hanno colpito, hanno lasciato il segno. Va bene, chiudiamo qua il servizio. Qualche negoziante si sta preparando con i sacchi, con i sacchi, vedete lì, i lati della strada ormai sono due ruscelli, due piccoli ruscelli. La strada, l'acqua scorre anche con una certa velocità, guardate, quindi è una quantità notevole, certo. E che in parte è già defluita, chissà, certo, qualche ora fa com'era, stanotte ad esempio. Non oso immaginare. Stanotte probabilmente la situazione era molto carica. A questo punto, con molta tristezza e molta speranza che questa possa essere una lezione per il futuro, io vi saluto da Spinetta Marengo, io e Fabio salutiamo tutti i nostri amici. Arrivederci. Buona giornata a tutti.